Siamo qui con Lothar Gundert e Laura Spirafico per parlare di una tecnica per me nuova, che in realtà in Italia forse c'è da una decina d'anni, che è l'allineamento vertebrale o allineamento divino. Lothar è un vecchio amico e ci conosciamo da, non da quando eravamo bambini, ma insomma, più o meno. E io l'ho conosciuto come Master Reiki, lui ha fatto anche un libro che era diventato famoso a suo tempo. Poi lui è anche naturopata e direi soprattutto che è un ricercatore psichico e spirituale, perché ha sempre lavorato per il benessere, per la ricerca interiore. Però Lothar, io vorrei che tu mi parlassi di questo allineamento divino, verso il quale io avevo un po' di diffidenza, come una roba molto new age, e invece tu mi racconti che ci sono dei risultati a volte assolutamente incredibili di guarigione. Quindi spiegami da dove parte questa tecnica, chi l'ha elaborata, chi l'ha portata e come funziona. Allora, prima di tutto voglio dire che tecnica è troppo limitante. Adesso abbiamo un grande problema. Sì. Come si può dare un termine a una cosa che nessuno può spiegare, perché nessuno tocca la persona? Praticamente è un processo puramente spirituale, Energetico. accade in una frazione di secondo e si vede un cambiamento strutturale per sempre. Così, dopo entriamo un po' di più in questo, in poche parole, noi in realtà non combattiamo nessun tipo di malattia o di deformazione fisica, noi allineiamo la persona e ci meravigliamo quanto lo spirito intelligente, che in quel momento viene liberato da dentro, riesce a svolgere come lavoro, come effetto collaterale ulteriore, anche un cambiamento fisico-materiale, però è nato, adesso sono nel 95, 94-95, così abbiamo tantissimi anni alle spalle adesso dell'allineamento, è nato in Germania attraverso due terapeuti, No, scusa, volevo sicuramente, interromperti. sì. Scusa, ti interromperò. Perché adesso quello che sta venendo fuori con la fisica quantistica, con tutto il lavoro energetico, è che c'è un'intelligenza cellulare, un'intelligenza del corpo, un campo nostro intelligente. Non si parla più di aura, si parla di campo energetico che interagisce. Quindi tu agisci in questo, sul campo. Assolutamente. E mi viene anche adesso dire, noi due eravamo invitati 2 settimane fa a un congresso di Di cosa ti ho medici e invitato? scienziati italiano Dove? all'avanguardia a A Milano. Milano. Era su fisica quantistica, epigenetica, nanotecnologia cellulare. È stato straordinario perché questi medici che parlavano, scienziati, erano medici e biologi, medici e fisici con una conoscenza enorme e hanno praticamente proposto queste loro conferenze in modo molto comprensibile anche ai loro colleghi, perché era tra i colleghi che non sono molto entrato nell'argomento più sottile della realtà umana, perché sappiamo bene che certe autorità sono ancora molto fisiche, vedono ancora il corpo come macchina praticamente, no? Allora, alla fine di questa giornata abbiamo detto all'organizzatore, vi vorremmo un po' vedere, voi parlate di fisica quantistica, vi possiamo vedere un effetto immediato, straordinario. Allora, lì abbiamo messo tutto sul moquette, abbiamo allineato tantissimi di loro che sono stati là con gli occhi spalancati e entusiasti, perché noi con questo allineamento possiamo dare la prova fisica e materiale di ciò che loro hanno in teoria conosciuto. E loro abbiamo visto che vanno in direzione di terapia attraverso l'informazione, suono, frequenze, con risultato bellissimo. Solo noi possiamo dare la prova di un effetto che uno praticamente gli toglie letteralmente il respiro ogni tanto di quelle che vediamo. Però devo subito dire, non è la nostra energia personale, questo è un cammino che ognuno può fare. È Quindi si usa un canale come nel Reiki per un'energia che dire. viene trasmesso alla persona che ha fatto un tipo di formazione che adesso in Italia facciamo durare da un anno e mezzo, sono 6 livelli dove ogni volta, ogni grado dell'allineamento, l'allineatore che fa questo percorso aumenta la sua capacità di accogliere frequenze sempre più potenti.
più sottili. Così è proprio un'apertura graduale nell'arco di un anno e mezzo. Fai un passo indietro. Sì, faccio. Com'è nata questa tecnica? Allora, questa, non vuoi chiamarla tecnica, questa. Allora, in Germania due persone sono state messe insieme sicuramente da una coordinazione più alta, diciamo così, adesso in poche parole, no? E questa Anne Hübner, che dopo magari vedete anche inquadrato la sua foto, che è un terapeuta tedesco che ha delle capacità medianiche notevoli, quando ha incontrato il suo ex partner Piotr Elkunovic, di origine russa, che il è comunque Piotr Elkunovic. Ok, Piotr Elkunovic. Quando si sono incontrate, nell'arco di poco tempo, si parla di un mezz'anno, un anno, sono riuscita a sviluppare o ricevere questo dono, perché loro trattavano persone, hanno visto che era un problema generalizzato, problemi con la colonna posturale, articolare. Così hanno detto, il problema è il bacino. Hanno visto che ogni persona, alla fine di centinaia di migliaia di persone che sono passate nel centro loro, sono stati storti, vuol dire noi nasciamo con informazioni di un corredo genetico vecchio di migliaia di anni di due linee di sangue, con tutte le informazioni che arricchiscono la nostra vita, dandoci tante possibilità, ma ci sono anche tante informazioni di dolori, che non c'è molto da discutere. E questi dolori si manifestano con debolezze organiche, caratteriali magari, o proprio fisiche, fisiche, visto che si possono vedere fisico materiale. Adesso noi abbiamo un caso, noi due, a Torino, che possiamo documentare. Lavorate insieme? Sì, noi lavoriamo spesso insieme, dove hanno portato un ragazzo di 18 anni che ha una malattia molto molto rara, dove c'ha nella, diciamo, durante la gravidanza la parte destra del corpo si è sviluppato di più della parte sinistra. Così praticamente si metteva davanti, era impressionante perché era tutto asimmetrico. Aveva una gamba più lunga di 3,5 cm, una colonna di 35 gradi di scoliosi, che tanto tanto tanto, aveva la faccia distorta, il corpo tutto, e un piede più grande di 3 numeri, come una papera. Lui doveva comprare i pantaloni da una parte, diciamo non pantaloni normali, perché questa coscia destra era talmente grossa che non riusciva a entrare, l'altra era sottile. Noi l'abbiamo allineato, siamo stati un po' così, non voleva essere visto da nessuno, a scuola praticamente letteralmente isolato, nessuno voleva avere da fare con lui. Noi l'abbiamo allineato, dopo un anno compra un paio di scarpe, mette tutti e due i piedi dentro, è diventato bellissimo, la colonna dritta, cammina, fa bodybuilding. In quanto tempo? In un anno, praticamente le gambe sono praticamente uguali, non si vede differenza tra le cosce. I genitori ci hanno lasciato una testimonianza straordinaria, perché loro hanno avuto 18 anni di travaglio. Con due, come? Comunque, solo per dire, cos'è questo? Vuol dire, dentro di noi lo spirito il vero capo della materia. Noi abbiamo dimenticato questa cosa, perché per troppi anni abbiamo praticamente combattuto il sintomo. Sì. Si trattava il sintomo, l'effetto fisico materiale, non andando alla causa. Io da più di 30 anni sono naturopata, allora di queste cose si parlava ben poco. In Germania c'è una professione autonoma non da sempre, però insomma è una professione che si conosce, da anche i nostri nonni conoscevano un naturopata che poteva essere attiva automaticamente. Senza Heilpraktiker, Heilpraktiker. Volevano bloccare la formazione, poi dopo hanno aggiunto dei paragrafi per di nuovo permettere la formazione dell'anupra. I nazisti volevano bloccare questa naturopatia che è vecchia di forse centinaia di anni, no? Questa conoscenza. Comunque, allora non mi soddisfava fino in fondo, perché ho visto che se si continua a combattere i sintomi anche con le medicine naturali, torna, se la persona si allontana e non è cambiato dentro, torna il sintomo, la sua vita torna nei vecchi binari praticamente, no? Allora ho cominciato a cercare delle risposte, ho incontrato Reiki, ho incontrato anche, diciamo, metodi come l'astrologia psicologica, dove si va molto a fondo per capire il meccanismo interiore. Allora, quando sono venuto in Italia dopo, ho cominciato a diffondere il Reiki come naturopata, Reiki. Poi, dopo tanti anni, si parla adesso del 97-98, ho incontrato, ho scoperto questo allineamento che in Germania si proponeva.
attraverso persone. Questa scuola è nata in Germania. Sì. Hanno avuto un sacco da prove da superare perché nessuno voleva questo allineamento. Loro hanno dovuto combattere legalmente contro denunce da parte dei medici, di tutte le istituzioni. Sono riuscito, questo è un grande merito, insieme con un guaritore greco che lavora in Germania, a far cambiare la legge. Dal 2004 esiste il guaritore spirituale come professione autonoma. E questo, un grande, grande merito ha avuto l'allineamento, perché è talmente convincente, con centinaia, c'è un centinaio di migliaia di prove, di testimonianze, anche dal punto di vista scientifica precisa, che alla fine dovevano accettare questa cosa. Ok, così funziona. Allora, come funziona? Laura, come funziona? questa non è una domanda facile, no, cosa in realtà. Dire? Cosa succede quando uno sì. viene da voi? Diciamo che avremo un filmato. Esatto. Diciamo, ovviamente, durante la formazione a cui ho partecipato io e cui ha fatto lui in Germania, ovviamente quella formazione è fatta a più livelli, in modo tale che ad ogni livello vengono date delle, diciamo, praticamente dei metodi di guarigione. No, ma come funziona in questo senso? Io proprio tecnico. Io vengo da te. Sì. Perché ho dei problemi. Certo. Fisici o psichici, tutte sì. e due potrebbe essere? Sì, io non sono un medico, sì. quindi tu mi puoi anche raccontare, io ti ascolto, però ti dico subito che in realtà, non dico che non mi interessa perché è una questione, sì. però in realtà io non sono un medico, io allineo, io non curo una persona, non guarisco una persona, io allineo la persona. Sì. Quindi quello che succede, quindi cosa succede? Prima di tutto faccio una piccola conferenza, nel senso spiego cos'è l'allineamento, come è nato, che cosa significa, che è un'evoluzione, è come se noi siamo tramite appunto di questa, chiamiamola, dello spirito, di questa energia, grazie alle attivazioni che ci sono state date e che in realtà del Reiki. È la, diciamo che è un'evoluzione del Reiki, ha un'altra qualità. Sì. Il Reiki ha una qualità, l'allineamento ha un'altra qualità. Poi dopo, comunque, il Reiki in qualche modo, diciamo, c'è un'attinenza, però non è un'altra qualità. Quindi tu spieghi che cos'è e poi spiego che cos'è, faccio capire che non è soprattutto spiego che l'effetto fisico che noi vediamo poi in realtà non è in realtà è solo l'esteriorizzazione di un cambiamento che è avvenuto all'interno della persona stessa, e su questo punto molto, che però non è la bacchetta magica, come non è la bacchetta magica per nessuno, nel senso che certe cose le fa sempre, cioè tipo noi nasciamo col braccino inclinato, poi poi ognuno ha il libero arbitrio. Visto che misuravate le gambe. Sì, sì, adesso ti spiego. Il libero, poi noi abbiamo, poi ognuno ha il libero arbitrio e chiaramente tante volte il cambiamento fa paura. Con l'allineamento è molto più facile il cambiamento, anche l'evoluzione. Però cosa succede? A volte, spesso noi ci chiudiamo nelle nostre, magari frustrazioni, ma abbiamo troppo paura di fare un passo che nell'ignoto, ok? E quindi questo lo dico subito, dico bisogna che anche voi, cioè non è che la bacchetta magica e voi diventate angelici, sì. Anche se una persona allineata fa figlie allineate. Questo, persona allineata? Una persona allineata, se dovesse fare un figlio, il figlio nasce già allineato e nessuna persona nasce già allineata, tutti abbiamo un bacino più o meno inclinato e quindi le persone vengono allineate, se abbiamo con le dimostrazioni, le abbiamo anche viste. Avete una casistica. Sì, 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 casistica a Germania da sempre e anche in Italia comunque. Geneticamente viene trasmesso questo dato. C'è una riprogrammazione. A livello, è come se ci fosse una riprogrammazione interiore più vicino alla perfezione, della scienza divina. Più vicino e che dal punto di vista fisico a livello esteriore si vede nella maggiore simmetria del corpo. Ok,
Volevi aggiungere qualcosa? Assolutamente. L'ho visto che mi posso ritenere un esperto del Reiki, sono stato uno dei primi maestri Reiki in Italia. Cos'è la differenza? Il Reiki fa parte della formazione, è un po' la base, però Reiki e allineamento sono cose diverse, perché Reiki rilassa, equilibra la persona e può portare un benessere grandioso. L'allineamento riprogramma la persona, tu non sei più la stessa persona. Con il Reiki non ho mai visto una persona strutturalmente, completamente cambiato, però stava bene, non ha più dolori. Il cambiamento è anche psichico? Allora, c'è un cambiamento anche visto che è nato sotto l'idea dell'allineamento divino, che l'editore non voleva accettare come titolo, ha detto non possiamo proporre, però il vero, la vera definizione non è riallineamento vertebrale, perché noi non lavoriamo sulla vertebra, è una scamotage attraverso l'evoluzione spirituale. Il vero cambiamento viene attraverso l'espansione di una versione più alta di noi, più vicino alla nostra divinità, un po' più insomma. Vicino, non troppo, se no sarebbe una crisi di identità totale, questo è chiaro, no? Però ciò che è un essere umano oggi nella frequenza su quale la vita adesso vibra, perché noi non allineiamo solo persone, allineiamo animali con un successo enorme. Mi è successo in Germania, sono venuto, le persone di una fattoria hanno detto va bene, adesso siamo tutti noi, venite ad allinearci anche il nostro toro e le nostre mucche, l'abbiamo fatto, è stato uno spettacolo, anzi l'anno scorso ho allineato un maneggio intero con 16 cavalli e pony, non l'hai filmato? Inclusa veterinaria, tutte le persone, sì. Cani, gatti, tutta una giornata. Con risultati spettacolari. Non hai filmati? No, però io comunque rimango in contatto, perché sì. Dopo noi vogliamo sapere. Potremmo, adesso senza perderci, potremmo parlare tantissimo. Io 2 settimane fa, giù a Verona, ho allineato un lupo, un pastore tedesco, che era paralizzato con l'anca, trascinava la parte dietro. Io l'ho allineato, lui dopo si alzava un po' barcollante, però camminava, non ci volevano credere, ha detto ma che cos'è questa cosa, no? Allora cos'è? In realtà è la forza dello spirito, che noi, la nostra parte di programmazione mentale, anche quella inconscio, non permette. L'allineatore ha ricevuto un dono che ognuno può ricevere, ripeto, che sblocca, praticamente noi entriamo in risonanza con una visione della persona a quale non riesce ad arrivare da sola, quanto vuole, quanto si convince non riesce, almeno nessuno che conosco io, magari in futuro ci saranno bambini che riusciranno senza problemi, oggi nessuno. Se io dico a una persona, vedi adesso ti amo misurato, perché il primo allenamento vi misuriamo perfettamente, vedete come siete davanti allo specchio anche, no? E poi dice adesso straiati e pensati dritto, tu sarai uguale prima. Invece noi facciamo un gesto simbolico, no, e tu non sei più come prima, sei dritta. Io adesso non parlo di scoliosi di 40 gradi, o 50, o 60, o 107. Abbiamo avuto un ragazzo con 107 gradi, vuol dire la colonna va su, dietro la scapola. Questa persona non può uscire dritto dritto, logicamente. Però tu vedi un miglioramento impossibile, poi va avanti da sola, è una dinamica dentro. Dove la cura, continua, cosa. Magari per anni, se uno ha delle patologie tremende, come... sono persone che vengono, che avevano la poliomielite, hanno 7-8 cm di differenza di gambe, escono a metà, diciamo, diminuisce a metà, e poi, questo esperienze di 23 anni, che la gamba più corta comincia a crescere 0,5 centimetro, 1 centimetro all'anno. Noi abbiamo documentazione, noi stessi seguiamo diversi di queste persone che vediamo cose che sono impossibili, eppure oggi noi ringraziamo, non cerchiamo neanche più una spiegazione, perché questo che stiamo facendo va oltre la parte razionale, capito? Noi osserviamo con gratitudine, qui si vede... E lo spirito quindi al lavoro. Quindi hai usato la parola riprogrammazione. È praticamente come un avvicinarci a quello che sarebbe l'immagine divino dentro di noi. Ogni tanto scherzando dico, ma tu ci credi di essere fatta immagine e somiglianza del Dio? E se ti guardi nello specchio la mattina dopo una notte in bianco ci credi ancora? Che cosa è andato sbagliato? Il libero arbitrio ci permette di andare contro il buon senso, vivere contro la natura, contro la salute. L'abbiamo fatto per 1000 anni, siamo d'accordo? Ci siamo
allontanato da ciò che è la nostra natura divina. Adesso poco a poco, per il risveglio sempre più certo. lucido, ci cominciamo a avvicinare. Allora, questi due personaggi in Germania avevano la genialità, per il loro collegamento, di impersonificare un'energia che prima di loro nessuno è riuscito ad arrivarci. E questo è il loro merito. Noi siamo venuti in Italia con questa cosa nel 2010, che nessuno conosceva questa cosa, ha detto dobbiamo portarla in Italia. E avete una scuola? Sì, sì, naturalmente. Naturalmente. Fino ad oggi abbiamo 227 allineatori, tra i quali un bel gruppo di medici, fisioterapisti, osteopata, proprio persone che sono gli esperti dal punto sì. di vista. In Sicilia ho due medici e sei infermieri allineatori, guardate, questa è una cosa straordinaria. Così in Italia avevamo una richiesta, venivano da tutte le parti che nessuno e se l'aspettava. La scuola? La scuola, adesso abbiamo diversi gruppi in Italia dove si formano, magari dopo possiamo anche... Proviamo, se vogliamo cercarti, se qualcuno del pubblico vuole cercarti. Allora noi dopo vi facciamo vedere il nostro indirizzo, il sito. Sì. Esiste anche un sito dell'allineamento divino ufficiale. Sì. Dillo che poi lo mettiamo come sottotitolo. Allineamento divino si chiama questo. Sei tu cool. Sì. Così dopo magari anche se uno si procura il libro, che vedrete il titolo, ci sono poi anche i riferimenti dentro, no? Così. Ah, okay. Comunque la cosa che voglio ancora sottolineare, non è una forza che viene imposta da fuori, che conosciamo dal fisioterapista osteopata. Invece se uno di queste persone, che sicuramente tante persone grandiose hanno una capacità enorme, però se la programmazione non cambia, tu comunque torni indietro. Però perché la parte fisica esprime un'informazione dentro, e questa informazione è diversa dopo. E noi possiamo, è un po' usato dire, dico, il tuo futuro è diverso, non sei più la stessa persona, garantita dallo spirito dentro di te, che è andata in risonanza con ciò che noi emaniamo come impulso, come allineatore. Non ci vuole sforzo, non è una cosa faticosa, è dura. Con la velocità della luce, noi lo facciamo durare un po' più a lungo per dare la possibilità alla persona di magari sentire il processo energetico. Certe persone hanno delle esperienze enormi, altre non sentono cosa nulla. Sentono? Chi sente cosa sente? Energia, il corpo si muove, sente magari dentro come vibrazione, vedono la luce, si sentono sopra elevato, sopra il lettino. Certe persone hanno parlato anche di figure angeliche. Sì. Negli estremi vibrazioni magari, uno, persone dicono tu mi hai tirato la gamba, ha detto ma chi ti ha tirato la gamba, se eravamo distanti dal lettino, no? Cioè, ogni tanto ci sono situazioni anche buffe, no? Proprio da ridere, tutti perché ridono, no? Ecco, in questo senso. Scusa, questo allineamento agisce sull'essere, quindi anche sul piano spirituale, psicologico? Allora, parte dalla vera natura della persona e si propaga espandendosi fino alla parte fisica, vuol dire tutti gli strati prima, mente, emozione, certo. psico, emozione, fisica. Raccontaci una storia. Una storia? Un caso. Un caso. Che ti ha colpito un caso particolare. Allora, visto che abbiamo libri pieni... Come? Sì, è una cosa interessante che ci è successo, questo è già anni fa. Un ragazzo di 18 anni con questo sindrome di Tourette, che è dei tic, una vita difficilissima per questo ragazzo, che non riusciva a fare una vita normale, fobie contro i piccioni, che non riusciva neanche ad andare in giro e così via. Lui ci ha fatto una testimonianza che è una cosa incredibile. E lui ha detto, io non vivevo più, io ero chiuso in casa, nascosta in casa per anni, con tutti gli effetti negativi. La mamma l'ha portato a farlo allineare e lui subito, italiano? Un italiano di Milano, lui subito praticamente ha cominciato a stare bene, non ha più avuto tic, ha avuto il coraggio di uscire, ha cominciato a lavorare, vivere. A vivere, ha detto la mia vita adesso sì è vita, prima non era più vita, però questo è uno. Noi abbiamo questi casi molto forti, proprio quello che impressiona di più è la parte fisica, quando tu hai una persona che ha un handicap molto forte davanti, no? E qui abbiamo veramente centinaia che possiamo recitare, perché li abbiamo vissuto. Prima del filmato mi stavi raccontando il caso di questo signore quasi paralizzato, insomma. Sì, io sono stato
due settimane fa a Milano, perché giro tantissimo dal nord al sud, anche faccio alimenti in Germania, faccio in Svizzera, adesso anche in Austria e così via, no? Sono stato anche in Romania, sono stato con un allineatore tre volte a Bucarest, avevamo, fino a mezzanotte lavoravamo, fiumi di persone, ho detto ma come si fa qua? E poi sono venuto a fare la formazione in Italia, adesso abbiamo un nuovo allineatore in Romania. È fantastica questa cosa, no? E la gente era incantata, come anche qua, perché quando tu vedi queste cose davanti dici allora ho un sogno o siamo veramente in un nuovo tempo. Però come ha detto Laura prima, non è la pacchetta magica, la persona, il libero arbitrio ti rimane. E qualcuno, a qualcuno piace di farsi del male anche dopo, però la programmazione che hai ricevuto non può sparire. Così ogni tanto qualcuno dice io di nuovo dolori, non mi ha fatto nessun effetto duraturo. Dice ma che cosa stai dicendo? Ho detto tu vieni con tutti i testimoni che vuoi e noi ti controlliamo, dopo parliamo della tua vita e poi cominci a capire perché tu hai quel sintomo. Così possiamo sempre dare la prova che la programmazione che si fa vedere attraverso la simmetria. Se non ci sono forti deformazioni, che ci vuole un po' di tempo. Magari ci sono persone che hanno quelle super cifosi. Si vede un miglioramento. Poi diciamo adesso fai fisioterapia spirituale sempre sviluppata e nella scuola dell'allineamento in Germania dall'insegnante principale che è fisioterapista di prima professione, un esperto assoluto. Allora dice se tu ti muovi intelligentemente adesso dopo l'allenamento o vai a yoga, fai ginnastica, ti muovi, vai a ballare e così via, vedrai che c'è un come il tuo corpo continua a migliorare in fretta, così accelera il miglioramento. Una combinazione ideale sarebbe se uno continuasse o facesse yoga dopo l'allineamento o un tipo di movimento intelligente dove comincia a conoscere il suo corpo, abbinato a un'alimentazione sana, diciamo, senza fanatismi. Noi non siamo per i fanatismi, però dice, se uno mi viene, in Italia succede spesso, artriti, artrosi, reumatismo, pieno di dolore, dica, non mi tollera i miei caffè, per favore, dice, scusami. Se tu sei in quella situazione là, un caffè è troppo, ti fa scatenare dolori assurdi in quella situazione. Allora devi decidere, e qui vedo che a tante persone non vogliono cambiare stile di vita, no? E là noi possiamo dire, noi possiamo allinearti, sarà un aiuto, però non sarà totale se tu continui a farti del male. Posso dire? Cioè l'allineamento, diciamo, da questo punto di vista, no? Di, diciamo, aiuto all'evoluzione, perché se tu vai in questa direzione sarà più facile, gli ostacoli ci saranno sempre nella vita per evolversi, però sarà più facile. E questo allineamento in questo genere, quello fisico lo vediamo, ok, c'è, rimarrà sempre, non è che va via se tu non lo usi, quanto lo sfrutti dipende da che, in che direzione vuoi andare. C'è anche una scelta del certo, tipo. Non c'è mai, non, io penso che nessun tipo di, diciamo, tecnica sempre spirituale ci sia, non ci sia mai... È sempre la persona che si deve evolvere in ogni caso, ci sono dei grandi aiuti e l'allineamento è un grande aiuto, però poi la persona deve darsi da fare. In Italia però non è riconosciuta? Allora, in Italia non è riconosciuto, questo è un argomento, in Italia ci sono tantissimi terapeuti olistici che ufficialmente non sono riconosciuti, lavorano, allora c'è molto movimento sotto per cominciare a far riconoscere questo operatore olistico, spirituale. Sappiamo bene che si fanno lavorare, meno male, senza bloccare e intervenire. Così un allineatore ha la sua partita diva, tutto, paga la tassa, fa tutto, no? E ci fanno lavorare. Però volevo raccontare una storia, mi è venuta in mente adesso. A Torino, sempre là, ci portano un bambino di 6 anni, una peste. Lui in un quarto d'ora praticamente ha messo sotto soprattutto incontrollabile. Genitori disperati, maestro a scuole disperati, mi guardava e mi faceva i brividi, ha detto questo diventa un violento, mi sfidava questo piccolo così e non voleva farsi allineare, poi la mamma gli ha promesso delle cose perché normalmente noi non allineiamo nessuno che non vuole, neanche un bambino, dice ma facciamo un'altra volta.
Invece alla fine ho detto, ma che cosa può succedere con uno zoo? Si è messo là, mi guardavo così, alla fine l'ho allineato. Ho detto, non so, poi non siamo neanche riusciti a mettere le mani molto su di lui, perché dopo l'allineamento, una cosa in più, facciamo un piccolo tipo di trattamento rilassante per aiutare a lasciare un po' le tensioni accumulate. No? Allora sono andati via, mamma, nonna e questo bambino. Dopo 2 mesi arriva il papà e la mamma, hanno detto, non riconosciamo più il nostro figlio. È di una dolcezza. A scuola i maschi hanno detto, ma che cosa avete fatto? Aiuta in casa, è concentrato. Ha detto, è cambiato. Addirittura il padre, che non voleva sapere niente, si è fatto allineare. Dopo ha detto, non sappiamo cosa sia successo. Queste sono le cose belle, capito? E quando qualcuno torna e ci racconta tutti i miglioramenti fisici, dice, ma è una bella cosa. Però a noi ci interessa di più, come stai vivendo adesso? Sì. Che passi hai fatto? Sei più soddisfatto? Questo è il regalo dell'allineamento, vero? È proprio, credo, una richiesta, perché l'umanità è pronta non solo con l'allineamento, con tante cose belle che stanno accadendo, no? Però sappiamo molto bene che un corpo pieno di dolore attira molto attenzione, e oggi non devi per forza più avere dolore, non devi andare in giro storto, il tuo corpo deve essere un mezzo di comunicazione senza nessun bisogno, va, capito? Bene. Ed è questo che è il vero regalo dell'allineamento. E noi allineiamo tantissimo, io praticamente non ho una giornata libera, e piace dappertutto, così abbiamo così tante prove, le persone che veramente si mettono in gioco e sono onesti con se stessi, dicono, mamma mia quanto mi ha cambiato la mia esistenza, okay. E chi invece viene perché vuole lasciare un certo tipo di comportamento che non vuole lasciare, perché non vuole, allora è allineato, però non è ancora 100% soddisfatto, certo. Però non perché l'allineamento non funziona, perché sarebbe mettere in discussione la propria divinità interiore, certo. Perché è questo che è in azione. Perché questo è allineamento divino o allineamento spirituale. Perché ritroviamo la nostra natura reale. Ci avviciniamo di più. Perché ogni tanto, no? Mi viene un pochettino da ridere. Se io allineo un 80enne e si alza un 20enne angelico, trasparente, con bei colori luminosi, sarebbe una crisi di identità totale, no? O mi immagino quando la prima persona va nella luce, perché basta, non succede, perché non siamo a quel punto. Però ci possiamo accogliere un cambiamento che, come abbiamo nominato dopo, praticamente rimane nella linea dopo. I discendenti non hanno più i difetti che avevano i genitori, perché visto che spesso abbiamo dei gruppi grandi, abbiamo spesso i nonni, i figli, i nipoti, tu vedi gli stessi difetti, da quel nipote non esiste più, lo sappiamo da 23 anni, o 23 nipoti, 23, 23 nipoti, tutti nati dritti, non è fantastico? Perché no, nipoti, sì, 23 vabbè, nipoti. Sì. Lotta? Ci faremo allineare tutti, grazie. Ma per favore. Grazie. Quindi io confermo tutto quello che ha detto. Ogni tanto dico, scusa, hai capito perché non puoi andare via senza essere allineato? Comunque voglio dire un'altra cosa. E solo poi dire, se una persona non ci crede, sono stato in grande fiera della salute, dove mi sfidavano davanti alle telecamere della televisione. La persona è dritta lo stesso. E questo non ho capito come guaritore spirituale, come può funzionare una cosa in modo convincente anche se la persona mi vuole far vedere, perché che non funziona. Perché la mente ti sfida, ma a livello inconscio se sì. Infatti la parte divina è più forte, sì, della sua mente consapevole. E questo che noi abbiamo anche sempre poi spiegato alle persone. Grazie. Figurati. Ok, stiamo qui per, chiamiamolo esperimento, anche se forse non è la parola giusta. Lothart ci ha parlato dell'allineamento divino e abbiamo una persona, che è una mia amica, Kitty, che si è prestata per questo, lo chiamo esperimento, in realtà è un trattamento perché lo fai per davvero. E quindi vediamo cosa succede quando una persona si sottopone all'allineamento divino con Lothart Gunther e con Laura Spierfico. Mm-hmm. Okay. Posso dire qualcosa? La cosa bella dell'allineamento, io dico, qui puoi vedere per credere, non devi prima credere per poter vedere, interessante questa cosa. Allora dopo l'allineamento dobbiamo vedere una differenza tra adesso e dopo,
E io adesso faccio vedere un po' di difetti che con gli occhi si possono vedere con strumentazione semplicissima, possiamo vedere rotazioni, strutture varie. Va bene? Adesso qualcuno dovrebbe tenermi comunque il microfono. Io posso fare la valletta. Noi guardiamo, se noi vediamo da dietro. Che bassa, sai? Però tu da lì non vedi. Allora, devi abbassare. Noi possiamo vedere a visto d'occhio, soprattutto quando si sta così, che questa spalla è leggermente più bassa in confronto alla spalla sinistra. Vedete? Se io metto le mie dita così, abbiamo un centimetro o due di sicuro. Così vediamo anche le linee che vanno leggermente giù. Adesso, ecco. Quindi in teoria dovrebbe spogliarsi per farlo. No. Con l'allineamento nessuno si spoglia. Poi voglio far vedere adesso con la telecamera, magari è un po' difficile vedere, questa spalla è un po' più in avanti, è rotata in avanti, questo è più indietro e questo è più avanti. Se vedi dal lato si può magari notare. Non è una grandissima rotazione. Se vedete le dita qua, questo dito è più in qua rispetto all'altro. Praticamente questa spalla è leggermente rotata in avanti e anche il tuo braccio, vedi, che appoggia leggermente più avanti rispetto all'altro. È una cosa tipo... Adesso guardate là dietro, è molto interessante vedere che qua il braccio appoggia subito sul fianco, sì. Invece qui è staccato. Qui si vede leggermente la luce fino in fondo, vedete? Sì. Perché se io faccio qua, metto il righello e faccio vedere il piombo, vediamo che il corpo pende parecchio verso destra. Allora qui abbiamo più spazio, logicamente. Il topo deve essere molto molto più dritto. Che cosa vediamo? Immediatamente che qua l'anca va su a sinistra. Si vede proprio come appoggiano i talloni, guardate. Si vede molto bene, sì, qui sui fianchi, che qua è più alto, qua. Puoi unire i piedi, Kitty? Adesso guardate, vi faccio vedere col righello. Se io vado sotto i glutei, vediamo che è esattamente questa inclinazione qua, che vediamo che hanno i pantaloni qui, che sono le creste iliache qui più alte. Potete vedere, sì, si vede molto bene, no? Però un'altra cosa, faccio vedere. Con i righelli molto semplici, io appoggio il righello qui sul fianco e vediamo la distanza tra ginocchia e tra righello. Adesso guardate, faccio la stessa cosa dall'altra parte, che abbiamo due mani praticamente. No, guarda, fidati della mia esperienza, io premo qua, okay, vuol dire che qua il fianco è molto più alto, fuori, che sì. Tu vedi proprio anche a visto d'occhio, no? Che va su a sinistra, sì. Così tutta la muscolatura è cresciuta in modo diverso, qui si vede che va giù praticamente in modo verticale, invece qua vedi che obliquo, guarda da dietro si vede perfettamente questa cosa, no? Allora qui abbiamo un'anca parecchio inclinata. Bene. Che a noi va molto bene, adesso vi faccio vedere le scapole, no? Io vado sotto, vedete, sotto l'osso delle scapole e qui vediamo una cosa molto interessante, la spalla che è più bassa ha la scapola più alta, sono sotto l'osso, guardate, io vado sotto col righello e qui abbiamo un buon centimetro di differenza, sì. Vuol dire che questa scapola comunque, guardate, che viene fuori, fuoriesce. Ah, ok. È vero. Girato, viene fuori, deve adattarsi alla colonna non dritta, così il corpo in modo o l'altro si gestisce. Adesso vi faccio vedere il percorso della colonna. Allora, la muscolatura parecchio tesa, la colonna praticamente è qua. Qui il centro? Il centro sarebbe qua. Sì. Invece la colonna è qua. Tu senti, Kitty, no? Che sono su colonna. Vedete quanto la colonna è spostata a sinistra? E qui comincia a arrivare, qui sono al centro della schiena. Così la prima parte è una bella curvatura, anche parecchio estesa, sinistra. Lei sente? Fino a questo punto, e da qua cosa fa? Va parecchio, parecchio a destra. Così abbiamo come una controcurva nella parte lombare, praticamente. Poi c'è un'altra cosa che adesso si fa un po' vedere, qui si fa un po' fatica a vedere con questa... Tra le scapole, come una valata, vuol dire la colonna, praticamente, la cifosi naturale che serve per dare elasticità alla colonna. È come un ammortizzatore. Qui abbiamo la prima parte, la cifosi, praticamente è sviluppata ben poco. Così è come rettilinizzata la colonna, non in modo...
estrema, perché ogni tanto sembra anche andare nell'altra direzione, no? Dove qui deve essere una lordosi naturale, che qui c'è, però non è enorme. Così la colonna nell'insieme, praticamente visto dal lato, è troppo dritta. Fate anche delle foto delle colonne o no? Ci sono delle foto, però noi come guaritori spirituali non possiamo svestire la persona. Okay. Abbiamo un po' un limite in questo, però se noi vediamo, e permettiamo alla persona che sta bene, dopo non ha più dolore, dico va bene, abbiamo comunque radiografie. Abbiamo Tu soffri di dolori? Hai dolori? Io ho subito due interventi per... Sì, perché la colonna qua ha una, diciamo, una curvatura molto forte nella zona lombare. Ecco. E cosa succede? Che la muscolatura diventa dura come un corsetto, perché deve sostenere la colonna non dritta. E questo vedremo la differenza dopo l'allenamento. Vediamo l'allineamento. Adesso la facciamo accomodare sul lettino. Vai, Kitty. Ti siedi nel mezzo. Cerca di raccentrare la. Siediti prima, Kitty. Kitty, seduta. Siediti. E vai un po' indietro. Così. Io ho bisogno dei piedi d'acqua. Okay. Adesso subito si vede che un tallone scende in confronto all'altro, da questa parte si vede molto bene. Noi, per farlo vedere senza dubbio, facciamo delle linee di orientamento. Guarda, io faccio una linea sul malleolo della gamba destra e anche stessa altezza gamba sinistra. Abbiamo due punti di confronto. Faccio una seconda linea sul tallone dove il piede appoggia e faccio la stessa cosa qua. Chiaro? Questo modo di misurare. Praticamente abbiamo adesso una linea sulla stessa altezza. Qui sono andata leggermente giù così. Va bene. E adesso cosa faccio? Avvicino i piedi per vedere se queste due linee combaciano. Vuol dire lei deve essere seduto molto bene sugli ischi, senza portafoglio dentro, senza nulla, e lì si vede che è seduto molto bene. E io avvicino i piedi e si vede che non sono uguali. Vuol dire il bacino spinge giù. Questa è l'inclinazione del bacino. Un centimetro, diciamo. Sì, un po'. Forse anche. Forse, adesso io prendo le misure giuste un attimo. Posso adesso guardate che se lei ha le ginocchia ben dritte, allora siamo vicino a 2 cm come differenza qua. Se ginocchia aderente, cioè non parlate insieme. Se noi prendiamo qui il righello, vedete che sono 2 cm. Vuol dire l'inclinazione sono 2 cm del tuo bacino che abbiamo visto a vista d'occhio, no? E questo è parecchio, vuol dire una parte del corpo è sempre sotto peso. Persona non è mai. Questo in tutte le persone succede? Non abbiamo mai visto una persona dritta di nascita, se non è nato da una persona allineata. Allora esistono persone di 20 anni. Nato da persona allineata. Va bene. E adesso? Adesso la facciamo straiare e vediamo se cambia qualcosa quando va in orizzontale, perché la colonna può avere rotazione vertebrale e vuol dire che la distanza può cambiare se c'è un grosso problema della colonna. Adesso vediamo se cambia qualcosa nel suo caso e qui vediamo che la distanza diminuisce. Adesso in orizzontale, praticamente qui faccio un orizzontale, questo è seduto. Abbiamo un centimetro di differenza. Vedete la differenza? Se lei si siede per la colonna, che si assembla in un modo leggermente diverso, le vertebre, spinge o tira su l'anca, ancora più, vuol dire la persona ha un bacino non ancorato, che vuol dire uno stress lombare da una vita intera. Adesso li facciamo sedere ancora. Facciamo vedere. Come prima, vai un po' indietro. Vai un po' indietro. Non li facciamo vedere. Adesso guardate, di nuovo abbiamo questi 2 centimetri. Caspita, sì. Così praticamente in cambiamento costante quando tu cambi postura del corpo. E dopo l'allineamento l'anca è ancorata per sempre e non c'è più un millimetro di gioco. Vuol dire un sollievo per tutte le articolazioni. Ok. Va bene? Adesso ti strai.
Dopo posso fare la foto. Ah, vi facciamo anche una bella foto come documentazione che stampiamo subito, così avete questo fissato, memoria, questo momento per sempre. Questo è molto. E lei vuol fare una domanda? Allora, volevo capire se questa, diciamo, non allineamento è quello che può poi diventare dei dolori alle braccia. Questo, diciamo, questo bacino, allineato crea per tutte le, alla fine sono delle curvature compensatorie. Okay. Possono arrivare problemi dalla caviglia più la cervicale. Quando è tutto simmetrico, spesso questi dolori vanno anche via in un secondo. Ogni tanto, visto che la dinamica lavora, magari ci vuole un giorno, due, tre, un po' di più. Poi dopo. Vediamo, ok, sdraiati. Vieni qua verso di me. Controlliamo ancora, vedete che da sdraiato è meno. Sì. Hai bisogno di parlare? No. Adesso chi ti si rilassa si gode il momento. Okay. Voi vedete che io faccio praticamente solo un gesto simbolico, non sarebbe neanche necessario, però diciamo adesso abbandonati e senti un attimo cosa sta succedendo. Subito dire che non c'è bisogno di due allineatori. Laura lo può fare da solo, io lo posso fare da solo, come ogni allineatore può fare da solo. Sì. Adesso ti facciamo sedere, Kitty, vieni su e siediti come prima, un po' più indietro col sedere. Adesso guardate. Allora, così veloce? Guarda. Così veloce? Sì, più veloce ancora, più veloce ancora, ma si fa durare un po' per vedere se uno sente. Kitty, no? Questo non va mai più indietro, mai più, per questa tutta è la vita. Una nuova programmazione venuta da dentro di te, si è raddrizzato. Io praticamente è una più grande perfezione dell'essere che si avvicina all'idea, alla matrice divina, no? E questo rimane per sempre così, non puoi andare indietro. Non vuol dire che tu non puoi più avere dei dolori fisici, guarda. Vedi? Sì. Anche qua, vedi il malleolo come combacio perfettamente. Vuoi e la schiena? La aspetta un attimo. Facciamo la foto. L'hai visto, no? Sì. Adesso vediamo la straiata. Vai giù. Guardate. Sì. Non c'è più nessuna differenza che era invece diversa. Quando lei muove il corpo, rimane tu stabile. Solo la testa, dovresti vedere. Vedi, infatti, che sei allo stesso livello. Sì. Adesso facciamo vedere, siediti ancora, prima si accocciava. Stragati. Vedete che rimane fermo, bloccato completamente. Vuol dire lei adesso sta con tutti e due i piedi in modo equilibrato per terra, il baricentro perfetto. E quindi quando poi la rimetti in piedi, tutta quella... Poi vediamo, adesso facciamo la seconda foto. Sì. Poi dopo, normalmente anche dopo il trattamento energetico, anche perché passa un attimo di tempo, eccetera, ci sono ulteriori miglioramenti, però vabbè. Ok. L'allineamento è fatto, una volta fatto questo l'allineamento è fatto. Adesso ti vediamo in piedi. Vieni qui. Metti i pantaloni sui fianchi, sulle creste di Mirka. Adesso guardate, unisci i piedi, vedi? Guardate, io vado sotto i glutei. È completamente in bolla. Certo. Qua non c'è più. Qua è molto più tessuto, però adesso in pochissimo tempo vedremo. Allora, il corpo si adatta anche con la muscolatura alla formazione di prima. Ci vuole un po' di tempo, il corpo poi si adatta. È più, non è ancora più. Adesso perfetto. Dobbiamo proprio accettare. Sì, si vede una differenza solo la muscolatura. Sì.
perché vi faccio vedere adesso le scapole, guardate, vado sotto le scapole, ecco, sotto l'osso delle scapole. L'ipertrofia muscolare, ci vuole un po' di tempo per distribuirsi. Okay. Questo non possiamo smaterializzare ancora. Adesso facciamo vedere la colonna, guardate, senti che le sono sulla colonna? Senti? Senti? Perfettamente al centro. E qui facevo un buco. A destra, andava a destra, una curvatura non lo fa più. Adesso rimane dritto. Completamente. Mentre le curve fisiologiche... Beh, direi fantastico. Adesso guardate anche l'anca, visto che abbiamo fatto prima. Tu mi tieni... Vi ricordate prima? Sì. Guardate, io appoggio come prima, esattamente nella stessa maniera sui fianchi. Voglio mettere la mano? Sì. E adesso è quasi uguale. No, no, è uguale. È uguale anche perché sennò non avremmo i piedi allineati. E io sono appoggiato qua, sì, non è che posso giocarci. L'unica cosa è che la muscolatura per un po' di tempo sarà magari un po' più ipertrofico qua, col tempo si adatta e poi sarà perfettamente in simmetria, magari un anno o due, però intanto è senza dolori, cammina bene, è un'altra vita. Però questo è solo l'effetto visibile, fisico, di un cambiamento di programma profondo, interiore, ed è quello il vero regalo, un salto quantico di evoluzione, lo chiamiamo così, la persona esce e è diversa. Va bene, Lothar Gunthardt e Laura Spreafico, grazie, e ci vediamo in un'altra occasione, ci vediamo in un'evoluzione, c'è un libro in arrivo, stai scrivendo qualcosa? Sì. Mi leggi il pensiero? Sì. Sì. Sì, fra poco ci sarà un... Allora, ci vediamo col libro nuovo, grazie. Va bene. Grazie. Va bene.